Good morning, Milano 7.05. Ben due minuti prima del solito. Li senti tutti questi due sì, minuti, vero? Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno. Se vuoi, mi metto in un angolo, la faccio da solo. Tu ma puoi tornare. facciamo lo continuare... sciopero un giorno prima? No, facciamo se facciamo, no, no e domani tutto. lo sciopero e non lo facciamo neanche. Ti do no. questa brutta notizia, mi spiace. Ma non lo fa neanche ATM? Esiste, no, beh, eh, eh, verci, Ah sì, ma proprio sì. ieri è arrivata la notifica a un sì, certo sì. punto dicendo: pari... non lo facciamo. Ne parleremo per bene, guarderemo per bene la fascia di tre nord. Se ci eh, capiamo qualcosa, sì, esatto, magari esatto. un, un dramma. Capiremo, capiremo insieme. Ricordiamo 331 785 Se volete darci il buongiorno, mandarci delle foto, eh, mandarci come, a quel paese, insieme ma tutto noi siamo, tutto. Noi noi siamo aperti, aperti non democratici, liberi. E se volete raccontarci come domani affronterete questa giornata di sciopero generale, mi, mi fa ridere questa cosa perché è sciopero generale ed è la prima volta che ti a Tiam e non sciopero. Eh. <ride> Ma credo ci sia di mezzo una precettazione o qualcosa del genere? No, a ah, que quei discorsi lì da no, lasciare perdere. No. Campagna elettorale ah già campagna vabbè, senso, elettorale. Sicuramente la ah, quella roba lì, è quella sì, roba sì, lì. Sì, sì. No, dopo quanto ti dico due quanto rimpiango il 2015, quando invece, per via di Expo venivano precettati ogni giorno di ATM. Sì, no. Tutti i giorni d'ervano Sciopero. Expo la tua posizione sugli scioperi. Mi dissocio ogni volta. <ride> sì, che poi in realtà no, non è solo, cioè, parleremo dai, forse no, perché effettivamente ci sono notizie più importanti sui giornali che la mia idea sugli scioperi. Andiamo avanti. Anzi, iniziamo come sempre qui su Crystal Radio con la musica, la musica di Cristal Radio di Elodie La sua gamba d'ondola, la sua gamba d'ondola, le nostre invece sono ben piantate a terra. Ma una cosa dobbiamo fare, Lorenzo, una cosa. Siamo, siamo pagati siamo e svegliati per fare una dico, cosa: dico informare eh, sì. bene la gente. Abbiamo già sbagliato nei primi abbiamo tre sbagliato. minuti di trasmissione. Eh, eh, se, Lo sciopero è venerdì, tre non, tre non è domani. Infatti, ringraziamo Alberto che ci ha scritto al 331 53 555 e non è il solo. <ride> Quindi ringrazio solo lui, ma gli altri grazie per la precisazione. Pubblico precisino che abbiamo, eh? Tete, te, te, subito. Meno male, meno male. Eh, beh, meno male però. Che dice: Buongiorno, amici. Ci dice Alberto. Buongiorno, amici del mattino lo sciopero è venerdì, venerdì 17 non domani eh, pistola ci cioè, eh, aggiungo io ragazzi è, vabbè, press, è, è ragione. Cioè, una ragione siamo, siamo strapagati per fare una cosa e riusciamo a farla male cioè veramente io non capisco vabbè, 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 vabbè. comunque quindi sciopero è il 17 sciopero generale venerdì 17 L hanno fatto apposta Secondo me venerdì 17 sciopero generale un film nuovo di maurizio landini Bello, bello, bello. Il nuovo film <ride> di, di, di Maurizio, Maurizio Landini, venerdì 17, sciopero generale. E... No, Ma sostanzialmente i lavoratori ATM non possono eh, scioperare perché alcuni di loro hanno scioperato letteralmente sei giorni fa per ah, un... lo sciopero di Alcobas del 10 eh, novembre. Per quanto riguarda... Trenord... Dice, Alcobas ha avuto lo sgambetto a CGL, Cisl e Will e gli altri. Sì. Cioè, eh sì, è... dai, sì, dai. Lo... si sapeva che c'era sto sciopero. Si, si sa che c'è una legge che ti impone che non puoi fare due shopper in meno di nove giorni, quello dieci giorni, quello che è. Sinceramente, io non capisco dov'è il confine tra leggi e sparate di alcune ah, di... Okay. Di, di, di alcuni eh, ripeto siamo in piena campagna Stavamo non capisci dov'è il confine sì. tra il rispetto per i cittadini e il diritto allo sciopero no, no, vabbè, no, no. <ride> sai che cerco di tirarti sulla sì. mia carina. no vabbè su quello si può anche parlare no, però, mio effettivamente in questo già, ma anche dall'altra parte anche chi dice che appunto il diritto allo sciopero è messo in pericolo da questo governo cioè quella è una cavolata ma esattamente come sono una cavolata le sparate dall'altra parte perché ripeto siamo in pieno clima della campagna elettorale tra la madre di tutte le riforme, eh, il ministro dei trasporti che giustamente dal suo punto di vista, anche io fossi lui, si vuole intestare il fatto che dopo domani andremo tutti a lavorare tranquillamente quando in realtà... Eh, per lo sciopero ci saranno disagi chiaramente è normale, 3 nord comunque torniamo sì. chiudiamo il punto politico 3 nord venerdì 17 è previsto appunto lo sciopero le saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 ok quindi mentre, segnatevi bene le fasce se dovete prendere un 3 nord mentre 3 in Italia sì. visto che ci siamo, eh, la mobilitazione coinvolgerà il personale Trenitalia su tutto il territorio nazionale dalla mezzanotte al 21 di venerdì 17 novembre. Ok, quindi tecnicamente tutta la giornata, 9 ore di sciopero, ma anche lì penso ci siano dei treni garantiti e delle fasce garantite, i treni forse ad alta velocità sono garantiti, credo. Per par condicio, Italo invece si fermerà per 8 ore dalle, al, dalle 9 alle 17. Vabbè, vabbè, comunque. Uh, Questo un po' la, tutta l'informazione. Sì. Show, 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 show diet non è di 9 ore, ma è di 21. ho sbagliato. <ride> da mezzanotte alle 21 non sono 9, sono, sono 9 ore, sono 21. Ore. Allora, questa mattina è una mattinata complicata per tutti. Va bene. La mia matematica infatti, però non so. Aspettiamo no. di, di dare di, i numeri. Smettiamo di commentare, noi leggiamo. Stamattina dimentichiamoci a fare <ride> quello per cui appunto ci strapagano: che okay? è leggere. E poi stare zitti e mettere della musica. Stamattina facciamo così, che forse arriviamo a fine giornata, forse salvi. Ma chi invece lo suo lavoro lo sa fare molto bene è Luce Verde con la situazione in tempo reale del traffico. Via con Mostro oggi è mercoledì 15 novembre, e per quello abbiamo sbagliato all'inizio, perché non ho letto la data. Invece devo dire sempre, tanto, eh. tanto meno, che in realtà è la cosa più da sfigati in assoluto dei DJ, così si dice nel, nell'ambiente, sai, tra noi, tra noi speaker nell'ambiente, sì. quando ci vediamo al bar, no? diciamo, ehi, oggi come è aperto, così <ride> no? E fare la voce, prima di tutto, fare la voce così da DJ è da sfigato, sì. cioè una cosa, ok, capito? Però ancora, sì, eh. tanto. Sì, dire. sì, tipo alla mattina su Good Morning Earl, <ride> no, no? E no. poi fare anche eh, la... cioè ogni volta dire l'orario, perché se che non sai cosa... Vuol dire, cioè capito invece. Che oggettivamente... A volte, salva, volte, a volte salva, salva. Ma esatto. oggi, mercoledì 15 novembre, alle 7-18 minuti, inizia l'almanacco del giorno d'oggi. Ma una notizia, solo, solo, una, solo una, un... Una un, fatto, solo un, fatto un fatto, Un fatto su mercoledì 15 novembre. Sì. Ma gigantesco, gigantesco, perché la Microsoft nel 2001 lancia l'Xbox. Ah, capito. Il 15 novembre del 2001. Esatto. Mamma mia, vent'anni più di, 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 di Xbox già. Però, Sfidando i colossi nipponici che in questa fase vedono la Sony PlayStation 2. Esatto, io sono sempre stato dalla parte di Sony. Ah ok, quindi non hai avuto mai un Xbox mai, ma no. neanche okay. un Nintendo. Ho avuto la Wii. La Wii. Perché l'avevano tutti Wii. sostanzialmente. E poi ho avuto la Play 2, e la Play 3 e basta. Perché poi sono diventate. No, anche la Play 4. Ecco. Però me l'hanno regalata. Ebbè, non è che sai contro no. quale, non è che non ce l'avevi, la cioè, anche se ma, regalata. No, no, se, ma, però l'ho usata, usata letteralmente Fa tre. Per capire l'ascesa della tua povertà, capito? Dai, Prima sì. potevi permetterlo, poi per a un certo punto ho dovuto fartela regalare, per non potevi più l'ho usata tre volte. E vabbè, ho sempre detto che è veramente grazia che me l'ha regalata. Però... Ma adesso ufficialmente in radio stiamo dicendo che invece se non te la regalavano, ti facevano un piacere. Va bene. Sì, Complimenti. Eh, ricordiamo che il compleanno di Masiri è quando? il 5 aprile sono il variente. 5 aprile eh, non fategli i regali no. <ride> questa è la verità perché tanto questo è il modo no, comunque, con cui no. vi ringrazio quindi è meglio non farglieli no, eh, no posso dire no non lo dillo, dico dillo dillo l'Xbox tu, tu che sei comunque un giocatore sì insomma eh, però... più o meno l'hai avuta? no okay, perché l'avrei voluta l'avrei voluta perché c'era un solo gioco che volevo il gioco dei Simpson. C'è un gioco open world, un quasi open world quasi diverse, open World so. dei Simpson. Dove andavi in giro con la macchinina per la città dei Simpson e facevi le missioni. Vabbè, scusa, no. perché non l'ho voluta? No, perché non l'ho avuta? Boh, perché avevo computer, io sono un computer ora mechista computer gamer. Sì, beh, insomma, gioco, i giochi che faccio li faccio io e te. Basta. Sì. Mi sa. Eh, Sim City, quindi, eh, Vabbè, vabbè. Eh, torniamo sulle notizie, Anzi, sì, ma apriamo con le notizie. Ieri, in commissione consigliare Bilancio, il comune di Milano. Eh, fa sapere di aver registrato entrate maggiori negli ultimi mesi rispetto alle previsioni su che tema? Su quello del turismo. Ah, okay. Pensavo eh, le multe di no, sosta, no, cose no. del genere. Su quello del turismo. E più o meno in contemporanea, eh, Regione Lombardia pubblica un post su Facebook in cui fa sapere che c'è stato un record di visite al, per, il tre, per gli ingressi al 39 piano di Palazzo Lombardia, senza mai citare. Senza mai citare Che adesso si chiama Belvedere Berlusconi Mi ah, fa ridere perché ah, ah, si sono, hanno fatto una battaglia incredibile Poi adesso Visita il record al Belvedere della regione ne, non nessuno ha sentito scritto... per vedere Silvio Berlusconi. No. no, va bene. Su quello, ma ne parliamo dopo la prossima canzone, c'è una polemica tra Paul Pablo e la regione che è fantastica. Non la so. dopo, ah, te, la dopo, dice. dopo te la leggo, dopo te la leggo, perché ha chiesto di poter ah, bene, Dopo, dopo te la leggo. Allora, adesso andiamo invece con un po' di musica. Lil Nas X That's What I Want. È un po' quello che gli ha detto Paul Pablo. Ha detto: Oh, io vorrei salire loro. Lil Nas, that's what I want. Dicevamo appunto che c'è stata questa esplosione di affluenze al belvedere della Regione Lombardia. In realtà, il belvedere è Silvio Berlusconi. Ma come dicevi. Sì, dopo, essere, anno, dopo aver fatto una battaglia importante, anche l'opposizione, no, non può essere che viene titolato, eccetera. Adesso grandi, grandi grande numero di accessi appunto nelle giornate in cui sono previste, perché non è che ti puoi presentare lì, sono pochissime giornate, ti devi sì. prenotare, e poi mi stavi dicendo che c'è molta coda: molta coda, molta affluenza, infatti, tanto che sono tutti contenti con la regione. Un po' meno, il nostro amico Paul Pablo di Nati per Vivere a Milano, che è andato per fare eh, la sua testimonianza. Anzi, per il blog e tutto in coda dopo un po', dopo un po che era in coda ha detto pa qua, se, se, se non, non ce la faccio più a salire cioè, se no qua come faccio ho detto ai miei, miei follower che aveva raccontato questa cosa e allora ha scritto però interessante perché ha scritto sul profilo Instagram di Regione Lombardia e gli hanno risposto immediatamente ha detto io sono qui che vorrei salire per raccontare per un attimo di Milano sapete sono Paul Pablo cioè, conosciuto Paul Pablo dalle istituzioni e beh, niente la Regione gli ha risposto pic ha detto ah Paul Pablo c'è la coda fatela. No, lui si è un po' inalberato, diceva Ma come, questo è il modo che trattate? Chi fa?. E detto: 'Eh, oh, eh cosa?' Cioè, alla fine hanno sbolognato via così. E lui se n'è andato, indignato, non ha fatto il suo reportage da Belvedere a Berlusconi però ne stiamo parlando Ah eh sì beh ma io, parlo, eh, beh, beh, io di Paul lo difendo sempre qualsiasi cosa faccio di che lo difendo sempre perché comunque uno di quelli che racconta Milano bella non bella da vedere come dicono qualcuno ma ah, una bella non mi Milano è un'altra roba è bella, bella da vedere <ride> infatti. vabbè comunque comunque eh, beh, racconta molto bene positivo di 25 milioni di euro eh, nelle casse del comune per il turismo eh. Eh, perché il comune come sapete investe in cultura molti investimenti e comunque un positivo di 25 milioni di euro ha detto ieri l'assessore al bilancio Emanuele Conte eh, ai consiglieri bravo. di Palazzo Marino bravo 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 ehm, no ne parliamo dopo di cosa, di cosa apre oggi? Ne parliamo no, dopo? come vuoi? lo parliamo dopo perché stiamo per andare in pausa quindi ah, allora, è meglio dopo. parlarne dopo è meglio parlarne dopo perché adesso invece andiamo in pausa ci sentiamo fra un paio di minuti dopo un paio di canzoni, qualche consiglio per gli acquisti poi siamo di nuovo qui con voi Cristal Radio, Good Morning Milano, a fra poco Sweet Home Alabama di nuovo con voi di nuovo con noi qui a Good Morning Milano ben ritrovati qui su Cristal Radio 96.2 FM Dapp Plus, le applicazioni e anche se volete rivederci ma soprattutto riascoltarci ma soprattutto vedere gli occhi penetranti del buon Lorenzo Masieri, c'è cioè Milano News più, più chiusi che aperti ah, sì. Più ah, insomma un po', un po' la Bad Penza, eh, <ride> <ride> mettiamola così. No, eh, facciamo una toccata e fuga perché ne abbiamo già parlato troppo, però chiaramente lo dobbiamo oh. dire: l'abbiamo anticipato, l'abbiamo no, so. no. anticipato anche in chiusura della prima mezz'ora. Oggi apre il Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale. Eh, di eh, Milano sì. sostanzialmente mega centro commerciale e la cerimonia di inaugurazione si terrà appunto al centro commerciale alle 18.30 sì. con tra l'altro il taglio del nastro eh, spettacolare che mixerà i trick di calcio freestyle con il basket freestyle, passi <ride> di danza e backflip con break dance ed evoluzioni su una ruota con la bike trial io vorrei conoscere chi ha queste idee e dargli tipo. Ma, ma non, non il tapiro, non il Nobel. Non, cioè, proprio le chiavi del mondo. Ti prego. prego. Cioè, puoi rileggere per favore? No. Vada, ti prego, è troppo bella. Puoi rileggere per favore la, la lista. Allora, il taglio del mazzo spettacolare. Mixerà. Mixerà. I trick di calcio freestyle con il basket freestyle. Okay. Passi di danza e, e backflip con breakdance dance, evoluzioni. Okay. <ride> no, e. evoluzioni su una ruota con la Bike Trial. Sette robe insieme, bellissimo. O trial, non so cosa vuoi dirla? la bicicletta trial. Torsione, vabbè. ma tutti insieme, cioè veramente. Ma neanche Michael Scott è no, no, per contatto, per contatto per è, un è un centro commerciale, non, non è. un circo. <ride> cioè, la domanda è, quando tagliano il nastro del, del circo Bar Loom? Cioè, cosa fanno? No. Vendo una maglietta a quel punto la per fare... No, no, non, non saprei. Veramente. Non complimenti all'ufficio stampa e all'ufficio vinti che, eh. che ha organizzato sta roba. E chiaramente pareri, contrast cioè, pareri contrastanti. Io vedo abbastanza indifferenza in giro. In realtà pareri contrastanti solamente... No, no, mi piaciuto, non mi è piaciuto, perché non ne frega niente a nessuno. Però. No, di contrastanti tra, tra gli addetti ai lavori, diciamo. <ride> questa eh, Boris direbbe una roba da addetti ai lavori. Eh, okay. Infatti non è che si senta che tu senti grande... cioè mh, senti della... De come si può dire? Ma, hype. Cioè, tanto hype no, da un'altra no, parte, parte. Il fatto di essere particolarmente contrario al fatto che a 10 minuti da resa no, ci sia una... Come siamo a fate tutte infatti, queste cose? È una roba da addetti ai lavori, infatti il buon Carlo Monguzzi <ride> è... Dobbiamo, dobbiamo dirlo. Ieri sera pubblica un post. Eh, domani inaugurano 70.000 metri quadrati di centro commerciale con 45.000 metri quadrati di parcheggi per i clienti. L'ultima cosa di cui aveva bisogno la città è ancora di un centro commerciale, di una colata di cemento. È il modello Milano. Bellezza! Ma andate a scopare il mare. <ride> Però stavolta l'ha finita sì. male, cioè la finita cattiva, stavolta si è arrabbiato veramente. No, però per questo dico che è una cosa da detti ai lavori. Perché sì. prende posizione Monguzzi, prende posizione il non L'hanno fatto dove non c'è un quartiere, praticamente. Anzi, sì. quelli del quartiere sicuramente sono contenti che hanno 4 negozi sotto casa, 4-45.000 negozi sotto casa. Eh, L'hanno fatto sopra un'autostrada, perché proprio c'è un pezzo che proprio è sopra l'autostrada. Cioè, boh, non, non si riesce a fare un ponte pedonale quando serve, ma si riesce a fare un centro commerciale Eh. Uh, ovvio che è una roba date te i lavori. La uh, gente lì di... Allora prendiamoci sto Merlata Bloom. Eh, prendiamoci prendiamo... sto Merlata Bloom. Anche se, come sempre dico, di Bloom ce n'è solo uno, quello di Mezzago. E andiamo avanti con la musica. Non credo che a Bloom di Mezzago facciano entrare Achille, Lau e Roseviglia. Non lo so, magari sì. Ormai sono modernizzati anche loro. Dai, facciamoli entrare e facciamoli cantare fragole. Fragole con uh, Achille Lauro e Rose di nuovo qui con Good Morning Milano, sempre con le notizie in tempo quasi reale, cioè, il buon Masiri scarta bella, manda messaggi, fa telefonate, cioè, mi... un reporter dei Io Stavo, stavo ehm, chattando sì? con l'ospite, lo annunciamo già che arriverà dopo a parlare ai nostri microfoni, Davide Borghi. Chi ti ha detto che non viene? No, cioè, ah, no, sì, sì, <ride> okay. no, stavamo organizzando un attimo, mi stava mandando delle, degli spunti per... Okay. La nostra chiacchierata Davide Borghi è eh, consigliere Municipio 4. E parleremo di, della 73. Ah, sto parlando del di... Municipio 8. Sì, Dice <ride> una cosa un po' diversa. Esatto, esatto. Esatto. Tutto facile se parlare di quello che sai, parla di è quello vero, che non sai, vero, fammi vero. vedere se riesci a improvvisare. No, invece, no, noi li chiamiamo perché sono esperti in quella roba lì. E gli chiediamo quella roba lì. Che devo dire è un atto rivoluzionario. Visto ormai a chi vengono fatte domande. No? Sul, 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 sul tutto, a chiunque invece no, noi. È bello che tu dici queste cose. E va bene Dico, se avessi detto io una roba del genere? È il rivoluzionario, è il reazionario <ride> è il sol, È il partito politico di Masieri, sì, sì, <ride> sì, che, che ricordiamo è sta, si sta formando. Si eh, quel sta formando. Poi, cioè, è quel tu, partito politico, poi è tutto, tutta la mossa. Questa Adesso, qui fa i proseliti, qui sì. cerca i suoi adepti no? nella radio, nella radiofonia italiana. E poi a un certo punto vedete che arriverà l'MD. Sì. Invece del V-Day fa l'M-Day, il Masiri Day e presenterà la sua piattaforma certo. politica. Sicuramente eh, torniamo un attimo a parlare dei centri commerciali. Sì. semplicemente perché invece. Che ci piacciono: mm. eh, c'è cioè l'aria condizionata d'estate per i vecchietti, sì, sì. Eh sì, che comunque non dovrebbero uscire, infatti, Quindi, <ride> è un conto la roba senso, Perché eh. ci, ci arrivi comunque. Comunque, invece, è eh, indignazione per il um, centro commerciale. Che poi verrà fatto, eccetera. Ma ha messo in programma a Cinisello Balsamo. Perché nell'area ex eh, eh, Cantal, penso si legge, sì, può essere. Eh, sostanzialmente lo scorso 29 settembre il consiglio comunale di Cinisello ha appunto adottato il piano attuativo che prevede la bonifica dell'ex area appunto, produttiva e la realizzazione di un nuovo supermercato come okay. erano uno mezzo rotto e vuoto l'uscita tra Cinisello eh. e Sesto vabbè. il partito democratico accusa però la giunta di un progetto che non è stato presentato pubblicamente alla città e che è stato gestito dall'amministrazione comunale senza informare i cittadini, appunto queste righe sono quelle che si leggono nel comunicato del PD di Cinisello Balsamo, che stasera organizzerà un incontro presso il salone Uniabita di via Leonardo da Vinci. Appunto, eh, facendo il punto, il titolo è Riqualificazione ex Cantal, facciamo il punto, appunto, perché. Eh, comunque, e proprio, non proprio, si sa perché. uscire eh, da questo ginepraio in cui è sei è entrato. Perché appunto, appunto mi, okay. mi confonde. No, sostanzialmente devono, appunto, capire. Appunto. Ah, ma non ce la faccio. Ma cioè. io lo uso, in sì, uso come intercalare: io cioè. cioè. cioè, eh, cioè. cioè, lo uso come intercalare, cioè, cioè, capito che lui mi... lo usa come intercalare. Cioè, no, comunque, eh, se siete cinesi allo balzo, potete andare dove è che è pool, la, la sala Uniabita di Un Viandro da Vinci e fare il punto. Appunto, appunto, con gli no, amici vi di Cinisello Balsamo okay. su yeah. cosa succederà nell'area Cantal Adesso poi cerchiamo di capire bene dove è quest'area. Perché Cinisello ce n'è già uno, cioè adesso non so se è il territorio di Cinisello o del Comune di Fianco, ma lì c'è uno gigantesco, il vecchio Ocean. Cioè, è vero? Che è chiuso, fermo. Ah, capito? Ma cioè, fallo, oh, la famosa cattedrale del deserto. E infatti, poi non è che il vulcano sia molto distante, cioè dall'altra parte, io passo spesso. Ma vabbè, mamma mia. Non, lo so, non capisco. Cioè, serviva un altro? 3-1, 7-8, 5-3, 5-5-5. Prima ce lo vogliono buttare giù, poi lo vogliono spostare, poi ci fanno l'inaugurazione delle Olimpiadi e poi pure la fine dei Champions. E ricordiamo che ci sono i è... 2030, non mi ricordo 2032 se non sbaglio Europei, Europei. Europei, 2032, Europei. Italia, Turchia. Vabbè, sì, ma... Che, sembra, un... che sembra, <ride> sembra una partita, sembra una partita però non so perché. Cioè, siamo passati da quelli nel solo posto... Nel, nel, sì, sì, in una città in, uno in un stato paese, unico dagli europei di Grattosoglio praticamente tu prendevi no? Ah, ah, no ma poi ci sono stati anche quelli, 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 itineranti. quelli itineranti e poi si ritorna a due stati, a due stati molto dici, vicini dici, soprattutto poi quello che dico sì molto vicini e poi cioè, ricordiamo sempre che uno già cioè, davanti dieci anni bisogna sì, vedere infatti. cosa succede in questi dieci anni chiaramente sto parlando dell'Italia giusto ah, eh, sì, no? <ride> giusto giusto giusto. quello che succede adesso invece è la musica perché la musica la fa da padrone. lo sapete tutte le mattine qui su Cristiano Radio e andiamo allora con Travis Scott. Bad Bunny con The Weeknd K-Pop e noi ci sentiamo, sì. Dopo il segno, lì. Ci sentiamo dopo. Bravo, 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 gloria, Umberto Tozzi. Mamma mia, che pezzo! Grazie all'ufficio all programmazione, grazie al Crystal History. Ogni ora un pezzo del passato e che passato, posso dire che. Mai avrei pensato di amare così tanto Umberto Tozzi come in questo momento, vista la, la musica moderna che esce. No, scherzo, no, no. Però, no, 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 però, no. Fantastica, fantastica no, sì, Gloria. Gloria, canzone eh, simbolo di un'epoca, simbolo di un nome, soprattutto. Eh, prima, fuori onda, abbiamo visto che invece eh, con il nome Giulia. Ci sono una cifra di canzoni. Sì, Giulia è sicuramente è il più gettonato. E mi ho contato almeno 5 noi altri fuori, fuori, sì, fuori onda. Ma chissà quante ci cioè, sono... famose. famose. Poi... Gloria credo che invece ci sia solo questa. Mm. Ma perché è diventata così... Cioè è così tanto... Sì. Non so, neanche nell'accezione di Gloria c'è cioè, oh, la, la Gloria, cioè l'alba la, la, vincerò e farò Gloria. No, non, non so se c'è in quell'accezione la parola Gloria in quel senso. Ma sì, no, ma per... No, secondo me no. Cioè, se una persona Vabbè. si presenta come Gloria cioè, ce l'ha la canzone, sì. basta, non sì, è... Sì, sì, sì. sì. Qualcuno no. a noi vicino in redazione avevo una un cara amica che si chiamava Gloria ma era bambina non riusciva a dire la chiamava Glo G Giloria la chiamava Giloria la chiamava sì, 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 sì. quella che è appena uscita per intenderci ah, ma era chiaro eh, sì, infatti, era la, la, la Palissia, la chiamava Giloria mi aveva colpito questa cosa che mi ha raccontato quindi, vai. comunque come state? 331-7853-555 anche voi siete la paliziani come ha appena detto il buon Masieri non so. che poi significa quello no, no, <ride> sì, no, sì, no sì sì noi usiamo dei termini molto alti molto ampi. A volte molto ricercati, completamente a caso. Però. Sì, ma cœur, è, cioè, ci piace usarli solamente cioè. per, diciamo, darci delle aree. Darci aerie. delle aree, sì, sì. visto che non posso dare aree ad altre parti, no, no è meno no, male. Perché, no. No, è no. Lo studio so quello che attimo, è così: un attimo, un attimo. qui finire a fare il bagaglino. Dai, Il bagaglino che ricordiamo, il conduttore di Good Morning Milano pensa che ritornerà. Io penso che più o meno ritornerà. ritornerà. That's it. That's it. Ah, perdito, oh, oh, tira ha perdito! così, secondo me, non il mio dito. Poi, secondo me tornerà male. Prima o poi, secondo me tornerà dicendo: Oh, bro, oh, fra, ti perdito! Però, comunque, alla fine sarà così. Secondo me, o vedremo, vedremo esatto. la storia mi darà ragione. Vabbè, secondo Ci, ah, sì, infatti, è un po' Eh, breve, breve aggiornamento sullo sciopero di domani cioè sì. eh, non è domani sì, è venerdì lo sciopero di venerdì scusatemi 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 ah, tanto. Che fatica qua, oh. eh, um, ieri il comune di Milano pubblica una card si chiamano così una card una carta si chiamano no una, un, po cioè pubblica un post con la grafica ah, un infografica sì ma adesso le chiamano card, Vabbè, una card. Eh, um, in cui sostanzialmente informa che in occasione dello sciopero nazionale proclamato per il 17 novembre, sì. attenzione cari amici milanesi, perché area B e area C non subiscono variazioni e sono attive dalle 7:30 alle 19:30. Mi fa ridere <ride> che è una roba così, che sostanzialmente non, non è che si può leggere in maniera positiva, è sostanzialmente: avrete disagi per lavorare, eccetera. Chi se ne frega, area B e area C vanno comunque okay. sotto testo Tanto ATM va lo stesso, e infatti. Okay. però. Fare una roba del genere è, è, è chiaro che fa da catalizzatore di, di, di commenti esatto, esatto. Ma per cosa devi fare? Cioè stai zitto piuttosto, piuttosto, Comune di Milano, non dire niente. Tanto a TM va, ok, il tuo, la tua area B e la tua area C continua a funzionare. Non lo dire, ma se mi fai la card o l'infografica in cui dici così, chiaramente i commenti. Sempre quello spirito di sostegno ai cittadini, chapeau. <ride> complimenti, che bella pensata, complimenti vivissimi, sempre dalla parte dei cittadini. È chiaro, ma è chiaro che se fai una grafica così, la gente ti Ma anche io lo direi che comunque, cioè... non ci avevo neanche quasi pensato, come dire, però è sì, così ma mi svegli, la, esatto. mi svegli il pensiero dicendo, esatto. ah, potevate fare una roba invece non l'avete fatta. <ride> però è veramente bella Vabbè. questa cosa. È sempre bello dire. anche vedere come in questa trasmissione ogni giorno o io difendo l'amministrazione e tu l'attacchi, o tu difendi l'amministrazione sono in Quindi comunque Va sempre a finire ma, male. riprendo quello che disse sala, come fai fai, fai Male qua eh sì. e quindi eh, è quello il problema va bene andiamo avanti perché sono buoni tempi non lo so Gali dice così Good Times con Gali Cristal Radio 8 e 14 minuti Good Morning Milano Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah Good Times Gali dal 2020 sembra ieri invece sono già passati tre anni sembra ieri sì, no, no, mi sembra... quando sento Gali è sempre una cosa... Ah, l'ultima di Gali e poi guardi due anni fa, l'ultima di Gali tre anni fa, no, no, perché secondo me è uno che ci sta dentro, cioè è ah, sempre fresco. La pensi come il sindaco? Ah sì, è vero che lui piace molto Gali, è vero, è vero, è vero, è vero che il sindaco ascolta Gali. Cioè, beh, lo dice. Quindi... Sì, 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 ascolta Gali e Gaber Ha detto letteralmente così. Sì, 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 sì lui ha detto così. Beh, Io lo considero un po'. Adesso so che per molti non ha bestia ma tutto, ma considero Gali un po' un nuovo cantautore milanese, cioè non so come dire, di quella storia di quel cantautorato milanese. Sì, perché comunque fa le fa nella sua maniera, ma racconta spesso e volentieri molto la città. Quindi, non entra così nel dettaglio come quelli là, nel senso, non entra così nel dettaglio come uno scab de tennis, non entra così nel dettaglio come un Gabber, come gli come. però insomma. Non è Falcorselli, che insomma, sicuramente canta Milano molto meglio di lui e canta il, il Piazzale Maciacchini, ma secondo me insomma dei riferimenti a San Siro, a Baggio, ne sono fatto un'altra ancora dove fa dei riferimenti alla, alla periferia. Insomma, me, mi, mi, mi va di difendere. Sì, è ah, simpatico. Ah, ragazzo okay, okay. No, io pen... cioè, più che il cantautore milanese, cerco, Cioè non milanese, comunque che parla di Milano cerco più che altro quella canzone ogni tanto che parla di Milano tipo i Baustelle che sono, tosc sì, sono toscani sono, sì, 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 però sono parlano spesso sì, di Milano sì, e sì. lo fanno in maniera sì, sì. eccellente beh su questo tema i comacose secondo me battono tutti cioè, non sono sono d accordo. D accordo. Vabbè, tu non sei eh. d'accordo quando mai siamo d'accordo su qualcosa eh? e Giulia Pellù se non sua fidanzata noi siamo d'accordo eh. invece siamo oh. ah, ah non ah, te no, l'ha no, detto no. ah ok no scusa okay. Cioè, spero non senti. <ride> Giulia Pelucchi non è d'accordo con cosa? Con eh, sostanzialmente la, la maniera in cui verranno gestiti i parcheggi al Merlata Bloom. Ritorniamo sulla notizia di giornata. Ma Infatti... un presidente di municipio che sia contento di qualcosa che si viene fatto? C'è? Cioè... No, poveri, posso, po posso dire banalmente perché no, non man. vengono interpellati? Sì, fatti, fatti, ma una volta che chiamano prima. Giulia Pellucchi, ieri, pubblica un post in cui dice: è, è una roba un po' tecnica, però interessante. Domani non parteciperò all'inaugurazione del Merlata Bloom in centro commerciale. Questo fino a quando la situazione ai parcheggi non sarà risolta. Perché sono diversi anni che indichiamo la necessità di destinare i parcheggi ai residenti all'interno del nuovo centro commerciale. Che come ci ha ricordato prima il buon Carlo Munguzzi. Sono 45.000 metri quadrati di parcheggi. E all'interno del centro, appunto, ci sono questi, a serviti ad uso pubblico come da concessione comunale. Le regole della convenzione al momento, però, non sono definite. Ma negli incontri avuti con il centro i paletti i posti erano troppi. Inoltre chiede anche ehm, appunto, che se si valuti la proposta avanzata sui parcheggi, oltre a quella, la proposta di incrementare l'unica linea di bus la 35 richiesta. Eh, che era già stata fatta a febbraio e che al momento, comunque, sembrerebbe non aver avuto esito positivo. Quindi, finché le trattative sono in corso, preferisco non entrare maggiormente nei dettagli. Ma organizzeremo a breve un incontro pubblico con il quartiere, annuncia Giulia Pelucchi, presidente municipio 8. Cominciamo questo tutto. Questo nasce sempre dal fatto che non vengono interpellati prima e, soprattutto, che poi magari vengono anche interpellati. Perché in questo caso, vedi, c'era una trattativa in ballo, ma poi le cose vanno avanti perché sì, vabbè, poi c'è il municipio. E invece eh... mi è appena arrivato un messaggio in... che dice sto ascoltando. <ride> non di... <ride> e non è la pelucchi. <ride> e non, no, non, e è non è la è pelucchi. La pelucchi. <ride> no, ok. E va E niente, e quindi sostanzialmente la... divide, divide sempre gli addetti ai lavori, ma divide. The weekend, save your tears, uh, qui nuovo, good morning Milano, Cristal Radio, uh, stiamo per andare in pausa, ricordiamo sì. cosa succede dopo? Ricordiamo che dopo saranno i nostri microfoni, Davide Borghi, eh, consigliere municipio 4, per parlare di sportello di ascolto, eh, la linea 73, eccetera, eccetera, tante cose che abbiamo già riportato anche in questi ultimi giorni. Ebbene, allora ci risentiamo fra pochissimo, una piccolissima pausa, una canzone che... Nella storia, e poi ritorniamo sempre con voi qui a Good in Milano su Crystal Radio. A fra poco, 8 e 33 minuti, ultima mezz'ora ed è la mezz'ora. Ed è la mezz'ora degli ospiti. Oggi i nostri microfoni. Abbiamo Davide Borghi, consigliere Municipio 4. Ciao, buongiorno, buongiorno a chi ci segue da casa buongiorno Davide, allora consiglio municipio 4 perché parliamo oggi del municipio 4 perché ne abbiamo già parlato anzi con te in collegamento telefonico qualche settimana fa insomma cittadini un po' sul piede di guerra per via della nuova M4, sono tutti contenti e invece no perché se tu fai una roba ne scontenti altre volte perché avete, hanno spostato, scusa ti stavo dando dei meriti o colpe che non hai hanno spostato alcune linee tra cui la famosa 73 e i cittadini un po' insomma se sono inalberati cosa è successo invece lunedì? Su sì, noi lunedì ci siamo trovati in commissione congiunta tra quella comunale e quella municipale, quindi commissione mobilità evidentemente, e la sala dove eravamo, che era la gremita di una chiesa nel municipio, era gremita di persone, più di 200, se non vi so dire i numeri precisi perché poi ho condotto e non seguivo diciamo, da dietro le quinte. È stata una commissione, penso, importante. Il focus era l'ascolto. Il presidente Monguzzi ha voluto convocarla per ascoltare i cittadini e le cittadine sono state 20 più o meno le persone che hanno parlato al microfono, chi con toni più accesi, chi in modo più pacato. Eh, le conclusioni di questa commissione sono state anzitutto la presa in carico di un problema, nel senso che eliminare una parte di una linea che per 20 anni ha servito uno degli assi più importanti, più abitati, più trafficati a livello commerciale di Milano è stato un problema evidentemente eh, ricordando però che la navetta della 73 perché parte come navetta nel piano di bacino 2018 serviva a collegare centro e aeroporto quindi poi le persone chiaramente l'hanno utilizzata ci si sono affezionate qualcuno addirittura diceva che tre signore parlavano su questo mezzo una sorta di ritrovo come, come un centro di aggregazione multifunzionale quindi ecco una cosa abbastanza sui generis, però, ecco perché eh, la m4 e la 73 fanno lo stesso identico percorso no ecco ecco eh, okay. eh, no questo è il tema cioè m4 collega eh, l'inate adesso fino a san babile arriverà poi fino a, a san cristoforo però l'asse che percorre è quello di argonne plebisciti eh, in indipendenza concorde invece la 73 Uh, percorreva l'asse diciamo di 700 metri più spostato verso il centro, diciamo, sì, di, verso il sud, sud okay. esatto, cioè il 22 marzo. Esatto, Corsica, il 22 marzo, porta Vittoria e poi arrivava fino a San Babia. Quindi è questo il tema: cioè le persone ti dicono, noi non riusciamo ad arrivare, gli anziani, le persone fragili, le persone con disabilità, eh, le certo. persone con i passeggi, mamma e papà, non riusciamo ad arrivare fino ad Argonne. Perché, la, perché 700 metri, che sono per te masieri niente, li fai così saltellando e saltando i fossi per il lungo, ovviamente per ah, alcuni abbiamo. cittadini sono, cioè, sono tanti, oh, è quasi un chilometro. Cioè. Sì, sono tanti e il modo in cui abbiamo provato a fare sintesi lunedì è stato da una parte ricordare quello che è stato fatto perché non è che siano passati quattro mesi in vano, noi abbiamo eh, ottenuto la 973 che è la sostitutiva della 73 fino in questo momento a Pezzello Video e l'obiettivo è portarla almeno fino a Via Colbe. Per avere un interscambio efficace con il tram 27 e poi quello che abbiamo ottenuto per ora è un'alternanza un tra Sirio e Jumbo che sono le due tipologie di tram che permettono il primo un'accessibilità maggiore perché è a pianale ribassato e il secondo è il classico tram che, che tutti conosciamo hai capito? Cioè, siamo a fare una lotta per fare l'interscambio con, con la col 27, neanche col, col jet, con, col 27. Cioè, che uno dei tram, scusatemi, chi avete lì, ma veramente è un disastro. Quel tram Cioè, che arriva là in fondo. Che non, non, dimmi, dimenticato da Dio e dagli uomini. Inghieria. cioè Vabbè, comunque, ehm, hai detto che hanno reagito in maniera, alcuni pacati, alcuni meno. Dai, sì, bene. beh, c'erano cittadini che gridavano, io dicevo, guardate che già si sente al microfono, c'è tutta la sala che rimbomba, evitiamo. E, e cittadini che invece hanno essenzialmente ripercorso quello che mh, persone molto più anziane, che non potevano essere lì, hanno, hanno trasmesso loro. E, è stata una commissione, ripeto, importante dal punto di vista dell'ascolto. Um, mi è spiaciuto che nei primi 15-20 minuti quando noi abbiamo spiegato quello che è stato fatto, i costi, il TPL a Milano costò un miliardo di euro, una finanziaria, l'abbiamo visto adesso, è di 25, quindi capiamoci, sono soldi, soprattutto in un bilancio comunale che è di 3 miliardi, quindi se noi un terzo lo mettiamo sul TPL vuol dire che ci teniamo tanto e non abbiamo più finanziamenti dal governo che ci permettano di dire noi abbiamo aumentato il chilometraggio, aumentateci anche i fondi. Quindi ehm, è stato un po' spiacevole perché i cittadini volevano subito parlare e abbiamo provato a, a dare un quadro e, e c'era molta fretta, quindi ecco, è molto molto sentito. Secondo me c'è una mancanza di attenzione, sicuramente da parte nostra, perché poi, eh, se non c'è ascolto, che è il, il tema di questo, di questo problema, si è visto quello che accade. D'altra parte, però non c'è secondo me molta attenzione ancora e spero in futuro ci sia verso le istituzioni, perché poi il rispetto deve essere, diciamo, bipartisan", tra virgolette, comunque eh. da entrambe le parti. Che fatica, però, mi viene da dire, no? Perché insomma, uh -huh. dover difendere certe scelte o comunque spiegarle, magari non difendere perché non è che mi sembra che tu non è che sia così si contento di quello che è stato fatto. No? Giustamente, anche tu sei da parte dei cittadini in questo eh, caso. Anche perché mi muovo anch'io. Io, Io eh, all'inizio della commissione: cioè ne prendiamo i mezzi come voi, ne viviamo il quartiere come voi e forse qualcuno a Palazzo Vino sicuramente non ha contezza del perché, magari, vive altrove? Perché non percorre quel tratto? Ma è un errore di valutazione che uno può fare, basta che poi venga a spiegarlo. Ecco, abbiamo provato a spiegarlo noi perché eh, non c'è stato diciamo, un, un coordinamento fra uh, chi doveva esserci e quindi, appunto, ce ne eh, siamo occupati vedi, noi. E questo è il problema: sempre il coordinamento, la comunicazione cioè, tra no? chi doveva esserci e abbiamo letto sui giornali chi ci doveva essere. Eh, e sì. non c'è stato. Per i giardini, grandi assenti ci sono stati. Sì, allora. Eh, Prendi ATM? Sì, Carlo Muguzzi ha invitato. C'è scritto sulla commissione sul foglio: sono stati invitati e, e, e questa, diciamo. sono stati invitati ATM e l'assessore Censi, Poi, eh, questi inviti: quando invito qualcuno a casa mia, diciamo, gli vado a parlare, lo chiamo prima. Se l'invito arriva tramite un'email mandata da una segreteria, è più difficile che questo arrivi fino in fondo. Ma qua parliamo di relazioni interpersonali di cui io non mi voglio occupare perché non sono questioni che mi riguardano e quindi ecco poi ognuno ha le sue responsabilità, io le mie me le sono assunte anche perché poi la faccia ce l'ho messa e l'ho fatto con piacere perché si chiama senso di responsabilità ai piani alti, chi appunto è invece in giunta o comunque si occupa della mobilità comunale. Ne risponderà nei prossimi mesi. Ah, vedi, insomma, è sempre così. La comunicazione, questo è il problema. Andiamo avanti con la musica e poi torniamo subito dopo con gli N-Sing, Justin Timberlake, Better Place. Sempre qui, Cristal Radio. Hans Sink, Justin Timberlake, Better Place, Cristal Radio, Good Morning Milano con Davide Borghi del consiglio municipale del Municipio 4. Quindi parliamo appunto di municipi, sempre un importante presidio sul nostro territorio, ma soprattutto, lo bueno, diciamo sempre noi perché c'è qui il consigliere, forse dovrebbero essere quelli che veramente diamo di più potere a questi municipi e facciamo diventare eh. i sindaci dei nostri quartieri. Io ormai sono e andato in a questa In quest'ottica, doma da domani Davide sarà il protagonista di una nuova iniziativa, diciamo ci vuoi raccontare un po'? Sì, guarda, allora, ehm, beh, come poi il Partito Democratico sono iscritto a due circoli, uno non è nel mio municipio, l'altro è nel municipio eh, 4, penso, è un circolo... chi, chi troppo chi niente, chi non è iscritto è chi è iscritto a due circoli. Sì, sì beh, perché uno è un territoriale, non potrei essere iscritto a due, l'altro è un tematico, cioè ci occupiamo di temi. Da domani partiamo con un tema che è un po' il filo conduttore anche della problema è emerso con eh, l'autobus 73, cioè l'ascolto. Eh, avevo iniziato un anno fa a girare il territorio e le associazioni che sono più di 200 sul municipio 4. Da domani lo facciamo in modo più istituzionalizzato, cioè verranno le associazioni 2 o 3 dalle 18.30 alle 20 in via Marcona 101 e ci occupiamo, ci sarò io, ogni tanto ci sarà Pietro Bussolati che è consigliere regionale, di capire quali sono i problemi delle persone e di provare a risolverli. Io dico sempre non abbiamo la bacchetta magica, però sicuramente siamo sul territorio, conosciamo le realtà, mh, abbiamo contezza magari di bandi che le persone non conoscono, di opportunità e quindi cerchiamo di fare rete. Questa è la cosa più importante, noi come consiglio municipale facciamo quello anche perché come avete visto sull'episodio della 73 non abbiamo poteri e eh, diciamo le autorità che gestiscono poi il trasporto, i piani di bacino, la mobilità eh, su gomma della città di Milano non siamo noi. Interessante come iniziativa, anche perché non è vicino alle elezioni, quindi non è una cosa elettorale. No, no, ma ho iniziato subito dopo le, le elezioni del 2021, appunto girando il territorio, quindi non è, è finalizzata al voto. Anche perché, francamente, alla fine del mandato, noi poi eh, se vorremmo candidarci ci ricandideremo, però non è proprio questo adesso il mio obiettivo, anche perché la strada, prima universitaria, che è quella che mi interessa perché sarà il mio futuro, e poi municipale è ancora molto lunga. Eh, a non, a non sarà un, pre, un premierato la tua, il tuo futuro, non vedi questo? No, no non lo so, io poi sulla, sulla riforma del premierato non, ho, non mi sono informato abbastanza quindi non potrei nemmeno dirvi quello che penso, però no, no no anche perché in, nel partito democratico soprattutto eh, c'è ancora quell'idea che, che sia un partito fatto di, di, di pluralità, di pluralismo e poi si vede anche negli scontri che ci sono e non dell'uomo solo al comando, quindi in questo caso del premierato. Ah, scontri che credo. ci sono dentro. Dentro, dentro sottointeso, giusto? il dibattito interno in realtà ha sempre portato a dei buoni risultati. Il problema è quando questo sì, dibattito no, poi esatto, porta a far nascere 18.000 partitelli, ecco, no, qua, qua, però finora, ad adesso, e insomma, a livello comunale, dire... diciamo sempre, beh, è viva che ci sia la stabilità dei governi, ai sì. locali, eccetera, con le riforme degli anni 90, eccetera. Però allo stesso tempo, adesso veramente ognuno va nella sua direzione. Noi facciamo la segna stampa tutte le mattine, tutte le mattine sentiamo chi va. Con... Anche solo penso alla questione in consiglio comunale della bandiera di Israele, la bandiera ah, della sì. la bandiera della Palestina. Cioè, i lavori sono stati oggettivamente, non dico bloccati, ma rallentati per fare un documento per condannare o meno qualcosa è difficile per avere anche eh, fiducia Bravo, eh, no, ma, è, ma è quello, è quello che diceva prima, la comunicazione la fiducia. infatti questa, questa mh, idea dell'ascolto che avete avuto è molto interessante perché fa, almeno ci si mette la faccia ci si mette un po' di tempo che la gente dice oh sei sempre di cose, vieni qua un attimo invece di ascoltare i problemi che ho eh, poi ovviamente non potete risolvere tutto cioè ci mancherebbe nel senso però almeno sapere portare avanti, un punto parlare di con chi magari può fare qualcosa, insomma, è una bella iniziativa. A proposito di Consiglio Comunale, ne abbiamo parlato ieri, Il no? eh, Consiglio Comunale che alla fine è arrivato a una conclusione sì. sul documento israelo-palestinese, ma che ovviamente ha visto rimandare tutte le altre questioni, tra cui la tua amatissima questione sull'estensione uh, orari orari del, orari del bike mi. Del bike me. Allora, la consigliera Cucchiara sì. ha risposto a un nostro messaggio in cui la interpellavamo e ci ha detto che giovedì se ne discute. Okay. Bene, Quindi bene giovedì, così. mi raccomando, davanti bene, alla TV Pop Non ti ho detto che riguardi il Consiglio sì, Comunale. col corn, per due, ma li guardi. Ti guardi il Consiglio Comunale, ah, non lo guardi in diretta, lo guardi dopo. Sì, lo guardo dopo. Ah, ok, no, poi guardi anche in diretta. Qui Pop conti, ti metti lì. Stasera, dice la tua fidanzata, stasera non Netflix e chill. Consiglio <ride> Beh, Comunale e se chill. Sentiamo l'intervento di De Chirico <ride> al Consiglio Comunale. Così, De Chirico e <ride> chill, fai, va bene, va bene. Ehm. Um, Municipio 4, quali sono gli altri temi sul, sul, sul piatto? In questo momento sono tutti così incazzati. Però sono da 73 che non ce ne sono, non... tutto no, il resto ma, è passato. No, ma poi è una questione, eh, nel senso che secondo me è in via di risoluzione e lo ha dim dimostrato il fatto che abbiamo ascoltato per 3-4 volte. Questa è la quarta, quinta commissione che si fa su questo tema. Io dico sempre, ricordiamoci, poi qualche cittadino l'ha detto l'altra volta anche molto ad alta voce che abbiamo un territorio di 162.000 abitanti, ci sono altri mezzi che hanno subito variazioni, rivediamo anche quelli. Noi sul piatto abbiamo un sacco di, 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 di grandi opere, è partita da poco Bake, mh, dopo quel problema che c'era stato per appunto. La questione che riguardava Boeri, che riguardava la, la gestione dell'appalto ed è partito. Quindi noi abbiamo avuto un controviale chiuso su Viale Molise e i lavori sono partiti. E quella è una, una grandissima opera per il quartiere Calvairate. È stata inaugurata la biblioteca di Calvairate un 6-7 mesi fa ed è quasi a, a pieno regime. Abbiamo il conservatorio che andrà eh, a Rogoredo. Abbiamo, abbiamo appunto diciamo, un'altra un un scuola di design che andrà. Nell'ex macello, e quello è uno spazio enorme, Io lo ricordo quando c'era veramente il macello ancora, adesso veramente sono, uh, sono in fase di, 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 diciamo, di lavori in corso sulla parte della Vicunicolo, su Via Lombroso. Direi che le grandi opere ci sono, portano a riqualificazione di spazi, lo scavo di Porta Romana, che è una parte da noi, una parte del municipio 5, che ospiterà uh, appunto le strutture di, delle Olimpiadi, esatto, delle, delle Paralimpiadi. Abbiamo avuto una commissione ieri proprio sul posto per vedere come stanno andando avanti i lavori. Quindi. Diciamo che le grandi opere sono, sono sempre il pane quotidiano, per fortuna in questo caso del municipio 4 e non ci dimentichiamo poi di, di, di piccole cose come l'ascolto, come in questo caso la 73 o comunque di, di questioni legate alla quotidianità. Davide, tu sei un ragazzo intelligente, sei bravo a rispondere, devo farti la domanda per forza. La voce del padrone. Come siamo messi di, con questa costruzione in Viale Umbria? giusto Viale Umbria è municipio 4, sì, credo giusto, ok? Vogliono abbattere questo vecchio Sì, ho visto stabile. che si è mosso anche perché Vittorio Sgarbi non ha di meglio da fare con che <ride> farsi di, di Viale Umbria e Biacomelico e quant'altro. Ma guardate, non c'ero tra l'altro quando venne votato quel documento, per questioni proprio erovia, ero nel senso era lui. Eh, non vale, vale perché... così. Però no, eh, no, no, è vale. vero. dopo posso dire quello che penso, c'è una linea. Io non sono in commissione neanche territorio, ne seguo 4 su 6 e non ho il territorio e la cultura, quindi è Una questione che non Su seguo Su sei commissioni devi seguirne quattro. E no? noi, come no. Partito Democratico, siamo in 13. infatti Ho usato la parola devi, non vuoi. Cioè, cioè, come proporzione. Sì, sì. E, e quindi, ecco, ho seguito quello che è stato. diciamo. L'indicazione del presidente Pepe è una persona molto competente, fa l'architetto. Si sta laureando in magistrale, è un ragazzo giovane che ha tanta voglia, quindi eh, ho seguito poi quella linea e avrei votato in linea con il Partito Democratico e con la maggioranza. Eh, non capisco come mai si arrivi sempre, ed è il caso della 73, il caso di. Di, 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 questo, di questo palazzo in stile liberty a, a, ahimè, a, a far venire fuori le cose il giorno dopo che è stato abbattuto cioè, non so come dire se il problema c'è se Vittorio Sgarbi si interessa come ha messo il vincolo su San Siro, si interessa anche del palazzo degli Amulatori. Che venga in municipio, che venga a parlarne, perché laterare da, eh, dalla Camera o dal Senato eh, come sottosegretario fa un po' ridere. Cioè, poi noi ci occupiamo di parlare con la gente che abita lì vicino, in Viale Umbria, e che ti dice: No, quel palazzo non va abbattuto perché ha un valore storico. No, quel palazzo non va abbattuto perché ha aumentato la volumetria in modo sproporzionato. Ok. Però veramente, se le istituzioni devono essere tali, cioè ascoltare le persone, non parlino sui giornali, non vadano a blatterare per radio, ma vengano sul territorio e io con Vittorio Sgarbi ci parleremo molto volentieri. Chiarissimo, Beh, eh, siamo arrivati alla fine già, eh sì, siamo già in chiusura, Davide, hai visto? Cioè, però tutto, ha risposto a tutto. Eh. Non ci venga detto che non facciamo neanche le domande scomode, che ha fatto anche la domanda su Via Le Umbria che qui insomma, eh, l'ho fatta, eh, l'ho fatta. Davide, eh, ricordiamo l'appuntamento velocissimo, hai meno di un minuto per ricordare l'appuntamento di domani o stasera? Ah, domani, domani. 18 30-20, ogni due giovedì qua non abbiamo consiglio di municipio. Ogni due giovedì. Okay. Esatto, e vi aspetto vi aspetto lì, poi io comunque. Dove? In via Marcona 101. M101 e appunto, a parte il circolo del PD, ma io sono un consigliere prima di tutto e, e devo, devo appunto aiutare tutti i 162.000 gli abitanti del municipio 4, non solo quelli della mia parte. 162.000 eh. capito? Cioè, ed è un consigliere municipale. A eh Brescia no. si chiamano consiglieri comunali e il suo presidente sarebbe un sindaco basta non dico nient'altro andiamo avanti dai volevi salutare dire qualcosa no volevo, volevo dire quello che, diceva, quello che diceva ieri Cherubini. il municipio 9 è quello più, sì. più densamente popolato il sì, sì, 2 quello meno densamente popolato e comunque come la provincia di Brescia Sì, infatti infatti, infatti, infatti come, come il comune di Brescia comune, va bene sì, sì, scusate, grazie mille Davide Borghi ci rivediamo eh. grazie dai, so a voi. Che, grazie anche per aver fatto, attraversato la, la città eh. per venire qua in studio con noi dai, grazie il consiglio municipale fa anche questo per l'amore del suo municipio grazie mille Davide eh, Lorenzo, a noi ci sentiamo fra Buona poco giornata. per salutarci e dare appuntamento ai nostri ascoltatori 331 78 53 555. Grazie mille a Katia che ci ha scritto: Buongiorno, Cristal Radio Ascoltatori e Voci del Mattino. Mi piace questa cosa che si chiama Voci del Mattino. Grazie per le informazioni e per la grande compagnia che mi fate tutte le mattine. Grazie a te, Katia. Yeah.